arrivano le dimissioni da parte del primo ministro della Nuova Zelanda. Si chiama per l'appunto Jacinda Ardern. Di recente la donna in questione ha annunciato le proprie dimissioni da presidente della Nuova Zelanda, facendo sapere di non avere più energia per proseguire e governare dopo 5 anni e mezzo di mandato e 9 mesi che ci sono state dalle elezioni passate, le elezioni di tipo legislativo. La donna in particolare avrebbe detto che non ha più energie per questo suo impegno futuro per i ulteriori 4 anni che rimangono, quindi i restanti. La donna di 42 anni di età è stata eletta come presidente della Nuova Zelanda in un governo di piena coalizione nell'anno 2017, prima di andare a guidare il governo laburista di centro-sinistra verso il raggiungimento di una vittoria completa, totale e schiacciante nelle elezioni successive, ossia 3 anni dopo. La donna ha fatto sapere che le dimissioni però verranno rese effettive, cioè saranno rese effettive a partire dal 7 febbraio 2023. Le prossime elezioni ci saranno il 14 ottobre 2023. La donna, pensate che è sposata proprio con Clark Gayford e diciamo così che non è ovviamente contento l'uomo in questione della scelta di proprio questa donna, di Jacinda Ardern, di andarsi a dimettere in qualità di primo ministro, quindi presidente della Nuova Zelanda. Vi ringrazio in primis per la visione, in secondis per l'ascolto di questo video, gli utenti di YouTube. Iscrivetevi se vi va, mi raccomando, commentate, un cordiale saluto a voi e al prossimo video, una buona giornata a tutti e due, grazie a tutti.